Capricorno, buongiorno e benvenuti alla vostra lettura. E scopriamo subito cosa sta accadendo per voi in amore con questa carta. Wow, benissimo! Periodo di grande abbondanza per voi. Periodo in cui le cose arrivano, in cui siete pronti a ricevere, o perlomeno l'universo è pronto a dare. Dunque, semmai la domanda è: siete pronti a ricevere quello che potrebbe arrivare per voi? Quello che l'universo vi offre? Qualcuno di voi lo sarà in effetti, e si tratta di qualcosa di davvero prezioso, talmente tanto prezioso che in questa carta viene rappresentato da uno scrigno con dell'oro all'interno. E si tratta di qualcosa che tante persone cercano, tanti aspettano e desiderano, e invece a voi semplicemente sta per arrivare. Ma vediamo cos'altro ci dicono le nostre. Ecco cos'è che sta per arrivare. Adesso è tutto molto molto chiaro. Perché per qualcuno di voi sta proprio per arrivare un nuovo amore. Quindi drizzate le antennine se siete single e tenetevi pronti a una nuova love story, piena di romanticismo, con dei sentimenti autentici che vale davvero la pena vivere. E si tratta, ecco, per qualcuno si tratta di una persona che vi stava già tenendo d'occhio da un po', o voi magari la stavate già tenendo d'occhio da un po', mentre invece per qualcun altro si tratta davvero di un nuovo incontro, si tratta di qualcuno che sbuca fuori dal nulla, ma in realtà non è casuale, ecco, non è per nulla casuale, anzi è un qualcosa che era programmato dall'universo per voi. Ed ecco che si risvegliano in voi certi sentimenti che erano rimasti da un po' di tempo sopiti. Ma che bello quando tante cose si risvegliano all'improvviso. Inoltre, bene, queste due carte, la trasparenza e il santuario, ci danno indizi sul tipo di persona con la quale avremo a che fare o sul tipo di atteggiamento che noi e l'altra persona avremo l'uno nei confronti dell'altro. Ed è veramente meraviglioso vedere come l'onestà, l'autenticità, la genuinità e l'essere presenti saranno i protagonisti di questo momento. Ci sarà anche, probabilmente sentirete il bisogno di tenere un po' degli spazi solo vostri. Cosa accade a volte quando si fanno incontri così belli, così piacevoli e intensi? Accade che sentiamo di volerci fondere con l'altra persona, tanto da condividere praticamente tutto. Ecco, no, non succederà questo, o meglio, una parte di voi resisterà a questa tentazione, perché cercherete di mantenere comunque una parte della vostra vita solo ed esclusivamente per voi e quindi di non condividere necessariamente tutto. Ci sono vari motivi per cui questa cosa accadrà e in base appunto alla vostra situazione specifica dipenderà da ciascuno di voi. Qualcuno sentirà il bisogno di tenere per sé certe cose perché, ve lo dico chiaramente, perché magari è impegnato, purtroppo. Qualcun altro, ma non sarà un segreto, ecco, non sarà un segreto, non si contraddice con la carta della trasparenza e dell'onestà, perché ci saranno appunto delle cose messe alla luce del sole, ma ciò non significa che si condividerà tutto. Ciò che è importante è che non ci siano bugie, che non si nascondano cose realmente importanti, ma è chiaro che poi i dettagli e le piccole cose in certe situazioni vanno tenute per sé. Per qualcun altro, invece, questo bisogno di mantenere il proprio spazio dipende da alcune esperienze passate, in cui abbiamo già visto cosa accade nel condividere tutto, nel diventare una cosa sola, e abbiamo visto che è sbagliato, che non fa bene, che non crea relazioni sane, ma crea relazioni che poi possono anche diventare più o meno tossiche. Ma ci sono anche altri motivi e se ne avete voglia, ragazzi, condivideteceli. In questo modo ci aiuterete un po' a capire in che modo le energie si stanno in effetti manifestando in 3D. Ma appunto ci sono altri motivi per cui qualcuno potrebbe sentire il bisogno di mettere delle barriere. Barriere fra me e te, fra voi e l'altro. Indispensabili, spazi privati. Ok, queste due carte ci dicono che in effetti, un incontro del genere o una situazione del genere, se siete in coppia,
Se siete in coppia, queste carte potrebbero parlare un po' di una rinascita del sentimento, o un darvi un'altra opportunità. O, come dicevo prima, per qualcuno entra in gioco un'altra persona, quindi se non è nella vostra vita, magari può essere nella vita dell'altro, drizzate un po' le antennine, però ecco, potrebbe proprio trattarsi semplicemente di un ridare vigore al rapporto, perché ne aveva bisogno in effetti. Come? Facendo dei progetti più importanti, più sul lungo termine. Bisognerà attraversare un ponte che vi separa in questo momento da alcune responsabilità, ma se scegliete di attraversarlo, dovrete invece avere a che fare con quelle responsabilità. Diventeranno vostre, non potrete tirarvi indietro. Una volta attraversato quel ponte, è fatta. Quindi, che piani avete in mente? Che cosa vi viene richiesto di fare da parte del mondo esteriore o da parte della vostra interiorità? Sappiate che non è un gioco, si tratta comunque di qualcosa di veramente importante e impattante anche a livello emotivo, e si tratta di qualcosa che cambierà parte delle vostre abitudini. Qualcuno potrebbe decidere di andare a convivere, qualcuno potrebbe decidere di sposarsi, qualcuno potrebbe decidere di trasformare una relazione clandestina in una relazione ufficiale, qualcuno potrebbe decidere di mettersi in gioco con un nuovo amore, con una nuova storia. È qualcosa di importante, è qualcosa che cambia la nostra realtà. Quindi tenetevi pronti a dover fare questo cambiamento. Queste due carte ci dicono che con la carta del matto in effetti un ciclo nuovo inizia, e non solo un ciclo nuovo inizia, ma è un qualcosa che ha a che fare con la nostra gestione familiare, con la gestione dei nostri rapporti umani più intimi. Questo qualcosa che sta per iniziare cambierà davvero le nostre abitudini più quotidiane e giornaliere. Inoltre, per qualcuno di voi, ma solo per qualcuno di voi, si tratta di avere a che fare con una persona che si comporta in modo un po' particolare, in modo un po' insolito rispetto a quello a cui noi magari siamo abituati. E sarà proprio questa particolarità a riempire la nostra vita, la nostra mente di un qualcosa di nuovo, di un qualcosa che ci farà sentire in ogni caso pieni. E in effetti funziona così la mente, quando arriva qualcosa di completamente diverso rispetto a ciò a cui siamo abituati, in qualche modo questo qualcosa ci riempie, nel bene o nel male, ci riempie. Ma ripeto, in questo momento la cosa più importante è essere onesti ed essere sinceri, e quindi qualunque tipo di persona, qualunque tipo di relazione si stia creando, se determinati passi vengono fatti con onestà e con sincerità, le cose non possono che andare nel migliore dei modi, soprattutto se riusciamo appunto a tenerci degli spazi privati e riservati solo per noi in cui non ci sentiamo invasi. Altrimenti rischiamo davvero di sentirci invasi, di non avere più il nostro tempio. Ma adesso andiamo a vedere che cosa hanno da dirci le nostre conchiglie divinatorie, e quindi completiamo la nostra lettura di oggi con queste splendide conchiglie. E vediamo un po' cosa hanno da dirci, cosa hanno da aggiungere a quello che stiamo vivendo. Mentre ovviamente quelli che vogliono una sessione privata possono prenotare dal sito o possono scrivere email o messaggio WhatsApp. Io e i miei collaboratori vi risponderemo, ma andiamo subito quindi a vedere che cosa accade. Ottimo, bellissima energia, ragazzi. Equilibrio fra buio e luce, fra l'oscurità e il lato luminoso. Quindi in questo momento siamo perfettamente in equilibrio con il nostro cammino di vita. Siamo sulla strada giusta, stiamo seguendo un sentiero che ci porterà inevitabilmente dove è scritto che dobbiamo trovarci, dove è programmato. È proprio lì che abbiamo qualcosa che ci aspetta. Ed è proprio lì che riceveremo uno o più regali. In particolare, quello che vedo, se andiamo a vedere un po' i dettagli, è che le vostre azioni sono un po' indietro rispetto a tutto il resto di voi. Una parte di voi va avanti, fa progetti, fa programmi, pensa in grande, immagina, visualizza e sogna.
E questo porta ad aprire il vostro cuore, sicuramente porta ad aprire il vostro cuore, ma le vostre azioni non corrispondono esattamente a ciò che avete dentro. C'è un time lapse, c'è un tempo di ritardo fra quello che pensate, che volete e quello che fate. Inoltre c'è un qualcosina che va sistemato a livello sessuale, c'è un qualcosina che troppo, ragazzi, troppo, ecco, io capisco che se state iniziando qualcosa di nuovo, l'attrazione fisica e la sessualità sono forti, sono tante, per fortuna il cuore è vicino ai vostri genitali, nel vero senso della parola, quindi per fortuna quello che fate lo fate con sentimento. E ciò non significa che si tratti dell'amore della vostra vita, forever and ever, ma significa in ogni caso che state mettendo in gioco entrambe queste parti di voi e troverete un equilibrio anche in questo. Per adesso sembra che vada tutto bene. Ovviamente ci sarà un rallentamento in questa fase più avanti, ma ripeto, comunque sta andando tutto bene, tutto sembra essere gestito nel modo migliore. Dove c'è un qualcosa di troppo, c'è anche un qualcosa di troppo poco e questo si compensa e questo vi permette giorno dopo giorno di darvi una bottarella per riequilibrarvi, per trovare il centro e la centratura. E con questo, ragazzi, spero di esservi stata utile. Vi invito a prenotare dal sito internet o a scrivere un'email se volete informazioni sull'Accademia o sulle sessioni private o i pacchetti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!